abbiamo oggi ospitato per la settima volta, siamo il settimo di otto appuntamenti con tanti ragazzi delle scuole della Sicilia Centro Orientale nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Di che cosa si tratta? È un piano nazionale che prevede delle azioni di vario tipo, fra cui ad esempio la formazione dei docenti, la riduzione dell'abbandono dopo l'iscrizione all'università, i test di autovalutazione per l'accesso alle scuole universitarie a numero programmato, così come, questo è importante che si riferisce a questo, proprio i laboratori PNLS. Allora, si tratta di laboratori in cui noi abbiamo deciso da quest'anno di selezionare di volta in volta 40 ragazzi per ogni appuntamento che vengono da varie zone della Sicilia. Abbiamo praticamente chiesto ai vari nostri collaboratori docenti delle scuole medie superiori di selezionare loro 40 ragazzi delle quinte classi che fossero interessati al discorso ad ampio spettro che è quello della chimica. Non è detto che si debbano iscrivere in chimica, ma sicuramente cerchiamo di vedere quelli che più hanno questa passione. Infatti abbiamo detto: prendete i ragazzi che hanno avuto la migliore media in chimica l'anno precedente, quelli che anche hanno una miglior media in assoluto sulla quarta classe del liceo. Poi cosa abbiamo fatto? In questo modo abbiamo ospitato per, ripeto, 8 volte questi ragazzi che sono entrati in laboratorio e hanno fatto degli esperimenti che loro già più o meno un po' conoscevano, perché abbiamo mandato dei protocolli nelle aule del liceo e quindi in questo modo i loro professori ne hanno discusso. I ragazzi sono arrivati e hanno fatto un esperimento, così come se fossero già all'università, e poi naturalmente cosa faranno? Faranno praticamente una promozione nell'ambito delle loro scuole. Tanto per dire dei numeri, sono 320 ragazzi in 8 giornate che sono stati selezionati su una base di circa 4.500. Di conseguenza, per, se non ricordo male, 40 istituti diversi che provengono dalle province di Catania, di Caltanissetta, di anche Ragusa, di Siracusa, fino ad Agela, diciamo, fino praticamente a Paternò o ad Acireale e Giarre da una parte, per arrivare ad Avola dall'altra. In questo modo i ragazzi sono, diciamo, cominciano a conoscere la realtà universitaria, magari vedendosi prima la mattina. Intanto noi ci incontriamo di volta in volta alla mattina alle 11, in cui si descrivono le esperienze di laboratorio, si rompe il ghiaccio, e poi al pomeriggio, dopo aver ricevuto anche le adeguate istruzioni di sicurezza, entrano e fanno il loro esperimento. Noi abbiamo fatto fondamentalmente 2 cicli di esperienze in laboratorio. Una è stata una determinazione dell'acidità nel succo di limone e dell'aceto, l'altra ancora invece la preparazione, portando dell'olio da casa, di un sapone naturale che potranno utilizzare nelle loro case tornando a casa. Sono Mattia Galanti, vengo da Caltanissetta, abito a San Cataldo e frequento l'IDIS Luigi Russo. Ora siamo venuti qui con altri miei compagni, siamo stati selezionati in circa 5, per assistere a una spiegazione e fare l'esperimento sulla saponificazione e anche sulla spettroscopia. Arrivati infatti qui ci hanno spiegato un po' come funziona il meccanismo della saponificazione, cos'è sapone, da dove deriva, i suoi utilizzi sia nell'antichità ma anche adesso. E dopo questa breve introduzione teorica ci hanno praticamente messo gli strumenti alle mani. Abbiamo quindi fatto il nostro sapone utilizzando olio extravergine di oliva, poi abbiamo anche fatto l'esperienza con lo spettroscopio, analizzando gas elio e idrogeno e confrontando i diversi spettri. Questa esperienza è stata significativa anche perché i miei studi in futuro saranno appunto nella facoltà di chimica, e quindi questo non fa altro che alimentare la mia passione per questa stupenda materia.